Ciao, sono Luca e in questo video vediamo come dividere i muscoli nelle varie sessioni per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare, sia in palestra che a casa, come sempre in un contesto in cui l'ascolto di te, in termini di connessione mente-muscolo, con spolvolezza muscolare, pompaggio, intensità e tempo sotto tensione e così via, viene prima rispetto ai carichi utilizzati, che sono primariamente un mezzo che utilizzi per fornire al muscolo lo stimolo. Aumenterai i pesi del 5% ogni settimana, però sempre in un contesto di ottimo ascolto di te. È fondamentale evitare i due estremi, cioè il total body e le bro split. Quindi è fondamentale per appunto dividere i muscoli nelle varie sessioni split. Il total body vuol dire allenare tutto il corpo in un'unica sessione, non è il massimo, per usare un eufemismo, a meno che tu non abbia soltanto magari due giorni alla settimana lontani fra di loro, ad esempio lunedì e giovedì oppure martedì e venerdì. In quel caso, come compromesso, può andare bene. Al di fuori di quello scenario, se cominci già ad avere tre sessioni a settimana, è molto meglio invece puntare per appunto a dividere i muscoli, perché il total body non ti permette di avere una buona intensità, perché nei tuoi 60 minuti per appunto devi allenare troppi muscoli, non ti permette di avere una buona frequenza perché i muscoli non fanno in tempo a recuperare, e anche il volume ne risente, perché ancora una volta la natura di allenamento, che è il limite massimo in termini di durata, devi per appunto allenare troppi muscoli. Quindi conviene per appunto di dividere i muscoli split, che sia push pull legs piuttosto che divisione del metodo butterfly, che è il sistema di allenamento. Anche le bro split sono da evitare ancora una volta, perché andresti ad allenare soltanto un muscolo ogni giorno, lunedì petto, martedì schiena, mercoledì spalle e così via. In questo caso avresti un'intensità fin troppo elevata, perché nei tuoi 60 minuti alleni per appunto il singolo muscolo con un volume di allenamento fin troppo eccessivo, per l'appunto un volume eccessivo e anche una frequenza fin troppo bassa, anzi assente, perché di fatto se oggi alleno il petto, domani la schiena, dopodomani le spalle e così via, dopo non posso ripetere la parte alta almeno in settimana per una multifrequenza. Quindi conviene per appunto dividere i muscoli, che sia divisione push pull legs, che vuol dire per appunto fare giorno 1 petto e tricipiti, giorno 2 schiena e bicipiti, giorno 3 gambe e spalle. Poi se fai una multifrequenza consigliata che si incastra meglio con la tua routine quotidiana, farai giovedì di nuovo petto e tricipiti, venerdì schiena e bicipiti, altrimenti punti alla divisione del metodo butterfly, che è il mio sistema di allenamento dove il focus si sposta dal peso alle sensazioni. In questo caso fai giorno 1 petto e schiena, giorno 2 spalle e braccio, giorno 3 le gambe, dopodiché giovedì ripeti petto e schiena, venerdì spalle e braccia. Quindi in definitiva appunto dividere i muscoli con delle sessioni brevi e intense, non oltre 60 minuti, con delle pause ancora una volta o assenti come nel caso delle super serie e dei drop set per la massima intensità, pompaggio, densità di allenamento e così via, oppure pause brevi e attive nelle quali allunghi e contrae il muscolo per sentire come sta lavorando, invece di scrollare per appunto disperdendo il focus. Dopodiché una volta che hai la tua sessione breve e intensa, non oltre per appunto l'ora di allenamento, ripeti lo stimolo, frequenza, in questo caso almeno due volte a settimana per la parte alta, quindi multifrequenza, il tutto con un buon volume di allenamento, inizialmente con tre esercizi per petto, schiena e gambe e due per braccia e spalle nelle rispettive sessioni. Poi nel corso del tempo arriverai a fare per l'appunto 4 esercizi per petto, schiena e gambe e 3 per braccia e spalle, iniziando con un 3x12, dopodiché nel corso del tempo progredendo piano piano, aumentando il numero di serie fino a 5, riducendo le ripetizioni fino a 8, aumentando poi dopo parallelamente i carichi del 5% ogni settimana in un contesto in cui mantieni ciò che senti al meglio, per fare un ulteriore salto di qualità. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao.